Reclute, oggi finisce il vostro addestramento. Affronterete un'ultima mappa sui campi lavici. E se sopravvivrete, verrete promossi ufficialmente da nubi striscianti a gamer di Fieldrunners 2. Per tutti coloro che sono qui e che domani avranno ancora la possibilità di veder sorgere il sole, io dico carica! Bagnate a parte, siamo qui oggi per affrontare l'ultima mappa dei campi lavici, come avete sentito. Istix. Non avremo un tempo limite, dovremo uccidere più cloni possibile prima di venire sopraffatti. Iniziamo. Visto che dobbiamo creare dei muri, forse è meglio prendere le Gatling Tower, sono più economiche. Mi dispiace, ma la Sonic Blast Tower oggi no. Dovremo far convergere i soldati verso le fosse di lava, in modo che si brucino da soli. La Oil Tower potrebbe essere utile se riusciamo a sloware i nemici sopra i pozzi di lava. Bene, siamo pronti. Eccoci qua. Dobbiamo sconfiggere 250 unità prima di venire sopraffatti. Come prima. Possiamo ovviamente fermare il tempo quanto vogliamo, fortunatamente. Qua. Via. Avanti veloce, non perdiamo tempo. Eccoli che arrivano. Forse è meglio andare anche un po' lenti, perché tanto questa mappa è molto veloce. Ci metteremo un niente ad arrivare a 250 unità. Sto posizionando le torri che rallentano vicino alle pozze di lava, ai nostri barbecue. Mentre le torri che fanno danni le metterò distanti, verso la fine della mappa. Tanto l'importante non è uccidere l'unità velocemente, l'importante è uccidere tutte le unità. Devo mettere una torretta qua sotto. Mamma mia, se devo mettere una torretta qua sotto. Veloce, 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 veloce. Dai. Mamma mia, sto prendendo il controllo. Un secondo. È passato uno. Là sopra sta succedendo il delirio. Fermi. Potenziamo. Abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, ma lo stiamo superando largamente. Vediamo quanto riusciamo ad arrivare. Sono col dito pronto sul napalm. In effetti, ecco qua. Siamo già a 761 unità uccise su 250. Quindi il nostro obiettivo l'abbiamo superato da mo'. Ma perché non andare oltre? Ecco fatto, finito. Vabbè, ci siamo difesi abbastanza bene. Abbiamo fatto il possibile. Siamo riusciti nell'intento. Abbiamo fatto combo da 1050 punti. Che non è da buttare via. E spero di aver guadagnato almeno qualche monetina. Vogliamo le monetine, 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 monetine. Niente, mi sa niente monetine. Sì? Tre monetine. Il gioco pensa che io sia un barbone, mi butto tre monetine, ok. E questa era l'ultima mappa a tempo o obiettivo del gioco Fieldrunners 2. Se non volete perdervi i prossimi video che saranno sulla modalità sopravvivenza del gioco, iscrivetevi al canale. Se questo video vi è piaciuto almeno un po', mettete un mi piace. E se desiderate vedervi i video precedenti che vi siete persi, potete trovare sul mio canale la playlist con tutti i video di Fieldrunners con le mappe veloci, cioè a tempo o obiettivo. Spero di avervi intrattenuto, ci vediamo ad un prossimo video, ciao!